Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: terremoto al Grande Fratello VIP. Svelato il segreto del suo nemico. Non mancano le offese. Ecco cosa è accaduto nelle case di Cinecittà. Il Grande Fratello VIP è uno dei programmi più seguiti dal pubblico. Si tratta di un vero e proprio esperimento antropologico, dove i concorrenti vengono messi a dura prova. Del resto, mesi di reclusione e convivenza forzata potrebbero far perdere la pazienza a chiunque. I rapporti che si instaurano fra i concorrenti possono essere sia positivi che negativi. Non mancano, infatti, screzi e litigi, molto spesso causati da antipatie personali. Rivela un segreto del concorrente, scatta il litigio. Ogni edizione di Grande Fratello VIP ha la sua bufera. Del resto, nella casa più spiata d'Italia ne succedono di tutti i colori. Questa volta è accaduto a causa della rivelazione di una delle geffine riguardo il cachet di un altro concorrente. Si tratta di Oriana Marzoli, influencer venezuelana, diventata una delle protagoniste principali di questa edizione. La ragazza sembra avere delle difficoltà con Daniele Del Moro. I due, infatti, pur andando d'accordo, non mancano certo di scontrarsi. Litigi e discussioni con relativi pentimenti e riavvicinamenti caratterizzano il loro rapporto. Questa volta, però, Oriana ha finito per sfogarsi con il suo amico Luca Onestini, rivelando qualcosa di importante sul suo conto di Del Moro. Cosa ha detto Oriana Marzoli a Luca Onestini? Dunque, Oriana è stanca dei modi di fare di Daniele. Il loro rapporto sembra essere una montagna russa che passa da baci e coccoli a litigi ed insulti. Il nervosismo dell'influencer l'ha portata, infatti, ad esplodere, scatenando un piccolo terremoto. La ragazza, parlando con Onestini, ha iniziato ad insultare Del Moro. Oriana non si è limitata ad esprimere solo parole poco carine nei confronti del geffino, rivelando anche il cachet percepito da Daniele. Qui quella che guadagna di meno sono io. Però quella che alza le montagne sono io e non lo stupido di turno che si becca 8.000 euro alla settimana. 8.000 euro di cosa? Per dormire. Con queste parole la giovane venezuelana non solo ha espresso il suo disprezzo verso Del Moro, ma ha anche rivelato i suoi guadagni. Se l'affermazione di Oriana Marzoli corrispondesse al vero, significherebbe che Daniele Del Moro avrebbe intascato più di 100.000 euro per questa edizione del GF VIP. C'è da dire che l'influencer, pur essendo arrabbiata, avrebbe ben pochi motivi per dichiarare qualcosa di falso sul conto di Del Moro. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.